Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi vi porto un video un po' diverso, perché faremo una sorta di roulette dove vi mostrerò un paio di giochi. Iniziamo con Luna The Shadow Dust. Perché porto due giochi? Perché porto giochi che hanno una forte componente artistica, non hanno una grandissima durata, quindi non ha senso spoilerarvi, prima di tutto un gioco che non è tanto lungo, ma è più un'esperienza, e poi anche per voi, per non comunque tenervi lì 20 minuti, mezz'ora su un gioco che comunque dovete godervi. Iniziamo appunto con Luna The Shadow Dust, un gioco che viene segnato in italiano su Steam, costa 19 e poi lo si trova scontato a volte. Valutate voi se può valere 20 euro, se può valerne meno, però è un gioco in cui si paga l'esperienza e soprattutto il lavoro di disegnatori, programmatori, artisti vari. È in italiano, ma in realtà il gioco non ha testi, o almeno ne fa un uso minimo, perché infatti anche qua le opzioni non abbiamo molta scelta. Sono queste, si capisce, anche qua aprendo queste cose non ci spiega esattamente cos'è. Qua è una sorta di collezionabile, lista di collezionabili. Iniziamo l'avventura. Nell'avventura controlleremo due personaggi legati in modo indissolubile l'uno all'altro. È un gioco, appunto, che vi dicevo, definisco un'esperienza perché comunque ha un sonoro veramente bello, disegni molto belli, tantissime animazioni. Basti pensare che sono solo 20 minuti sommato tutto il gioco, 20 minuti solo di animazioni una diversa dall'altra. Dovremmo risolvere dei puzzle, è una sorta di punta e clicca dove dovremmo dare sfogo alla nostra immaginazione per risolvere i vari enigmi. Mi ricorda un po' anche Machinarium, insomma, come si chiama. È un gioco molto molto carino anche quello. E intanto iniziamo, vedete che abbiamo le animazioni, sono 12 frame e ogni frame è composto da 3 livelli. Questo non so esattamente cosa voglio dire, ma lo pubblicizzano lì gli sviluppatori. Continuiamo, andiamo avanti. Possiamo cliccare anche sulla fiamma, no? Vedete che è molto minimal come cosa. E la fiamma ha paura. Ovviamente è fatto tutto di luci, ombre, basato su tutto questo, il gioco. Abbiamo una porta. C'è una lanterna. Ah, il nostro amico è andato a accendere la lanterna e quindi quanto dura il gioco? Beh, diciamo che se andate abbastanza diretti, senza perdere troppo tempo, dovrebbe durare tra le 2 e le 3 ore. Poi sicuramente ci sono i collezionabili, non sono tantissimi, ma come ho detto, questo è uno dei titoli che fanno pagare l'esperienza e soprattutto il lavoro che c'è dietro, perché qua non parliamo di prendere gli asset già pronti, programmarli. Si tratta di disegnare tutto a mano. Quindi andiamo a livello 1 della torre. Mi ricorda anche molto The Neverhood, un gioco che se non avete giocato vedete di magari recuperarlo se si trova ancora, perché anche quello fatto tutto in plastilina. Ne è uscito il seguito Armicrog, che avevo portato qualche anno fa sul canale, anche quello tutto in plastilina, si paga quello. È anche molto molto spiritoso, ironico. Qua si sta colorando tutto a qualche uso. E qua bisogna risolvere l'enigma, bisogna capire come muoversi all'interno di questo ambiente. Abbiamo una luce. Si stava colorando però prima, muovendosi qua, quindi voglio capire. Ah, vedete che c'è la luce, si sta colorando tutta questa vignetta qui. Ci sono delle navi volanti. Se mi muovo avanti,
tipo qui. Si sta colorando anche questo, ok. Qua invece sembra una città sommersa. E poi se mi muovo qui, si sta decolorando quella e colorando questa. Ma in tutto questo mi manca un piccolo particolare. Vedete che era sbagliato la sequenza probabilmente. Perché parte da qua, diventa così. Vediamo magari questo adesso. Sì, probabilmente sì, perché non si sta decolorando nient'altro. E poi magari questo qua. No, no, perché si è decolorato qualcos'altro qua. Quindi se mi muovo qui. Eh no, mannaggia. Devo capire la sequenza giusta, perché si è tutto decolorato. Questo forse. Cioè, voglio tornare a pitturare questo e vedere se la porta si apre, se no. Perché secondo me è una storia, perché qua vedete la città fiorente, insomma tutto, navi, o la gente che parte, se ne va, insomma può essere, il significato può essere quello, la città allagata e poi il mare, quindi no, è ancora chiuso, vabbè, niente, se mi fermo qui. Ma no, potrebbe essere sbagliato, insomma, però io non voglio portarvi oltre questo, perché questo sembra proprio l'origine di tutto. Ah no, o è il seguito, una nuova civiltà? Boh. Beh, direi che a questo punto abbiamo colorato tutto, ok. I guardiani lunari. Ah, guardate che si completa tutto il dipinto sulla parete. Meraviglioso. Ovviamente la porta si è aperta, insomma andiamo avanti. Dipende se è quello che state cercando, nel senso che se siete lì in attesa di Cyberpunk 2077, il nuovo Assassin's Creed, il nuovo Watch Dogs, sicuramente no. Se amate i giochi allo stato dell'arte, questo è uno di quelli, e purtroppo non se ne trovano tanti. Il vero indie è questo, secondo me, più che un Subnautica. Per quanto io adori Subnautica, lo reputi uno degli emblemi degli indie portati avanti con più costanza, con più talento, però il vero indie è questo. Poi, questo canale non è mai stato focalizzato su giochi di questo tipo, perché ovviamente hanno anche un pubblico molto ridotto, ed è il motivo per cui io farò appunto questo video roulette, dove andremo a vedere anche un altro titolo. Infatti, ora, attendo ovviamente i vostri pareri su questo titolo, ma andiamo a vederne un altro adesso. E ora siamo su Areia. Areia è un gioco davvero interessante, un gioco che trae ispirazione da The Journey, è in italiano e costa 8,99€, è uscito all'inizio del 2020. Lo iniziamo subito e lo andiamo a vedere. Anche qui una forte esperienza sonora, visiva, un gioco davvero molto molto particolare. Costa praticamente meno della metà di Luna, quello visto prima. Sono due giochi simili per quanto riguarda l'obiettivo, quello di regalare un'esperienza. E ovviamente sarà da valutare se a voi piace un gioco del genere, cioè è innegabile che ci sia una cura estrema sia in uno che nell'altro, ma bisogna valutare un attimino che cosa si sta cercando. È brutto anche dire magari aspettare le offerte, però uno valuta anche in base a quello che può giocare, quello che può spendere, quello che cerca in un videogioco. E la durata di questo titolo si avvicina molto a quella di Luna, da quello che ho visto, sulle 3-4 ore in questo caso, quindi qualcosina in più, un'oretta in più rispetto all'altro. Se avete adorato Journey, viene ampiamente consigliato anche questo titolo. Su Steam, rispetto a Luna, questo ha una recensione, diciamo, per lo più positiva.
è forse un po' più astratto rispetto al gioco che abbiamo visto prima. Aspettatevi dei silenzi in questo titolo perché ovviamente io vi lascio godere del suono ambientale senza rovinarlo troppo con la voce. Ok, ci si muove guardandosi intorno. E c'è il tasto WASD per il movimento. E niente, andiamo, si può anche saltare su questo fluttuare, queste orme in mezzo a questo deserto. Siamo a Naraka. Sì, qua trae, come vi dicevo, ispirazione da The Journey. Ma ce ne sono tanti altri, perché comunque ci sono. Adesso non ricordo il nome del gioco, non l'ho mai portato, mi pare. Perché ne ho portati talmente tanti. Porto 150 diversi all'anno di giochi che faccio fatica a ricordarli. Quello subacqueo, che quello è una bellissima esperienza. Molto belle le orme. Qua sta riparandosi verso questa tempesta e andiamo verso la luce, vediamo che cosa c'è. È ovviamente abbastanza scontato che dobbiamo muoverci di là. Poi tra i due io non ho una preferenza, nel senso che io adoro quello stile di Luna, qui invece siamo su uno stile 3D un po' diverso. Sicuramente c'è una cura dal punto di vista del sonoro su questo titolo e una fortissima creatività per inventarsi qualcosa del genere. Che succede? Dobbiamo andare là adesso o dobbiamo continuare a fuggire in questa direzione? Fatemi vedere. C'è qualcuno là in fondo. C'è qualcuno là in fondo. L'ambientazione è proprio cambiata del tutto. Infatti, lì vedete che c'è quella sorta di tempesta, ma noi continuiamo e avanziamo verso quella luce che sembra appunto una persona. Vediamo. Vediamo. Poi devo dire, l'animazione forse si poteva fare qualcosina di più, decisamente. Però quello che ci spinge ad andare avanti in questi giochi sono, a parte le musiche, a parte gli ambienti che cambiano, le cose che ci incuriosiscono ci portano ad andare avanti. Dire ci troviamo in questo ambiente, abbiamo trovato questa mega cosa che sta buttando giù non so che cosa, sabbia o acqua, non si capisce, e una persona là in fondo, quindi andiamoci e cerchiamo di scoprire che cavolo è. E sono giochi interamente basati su questa meccanica. Adesso qua si fa un po' di fatica. Ah, la persona ovviamente è scomparsa. Si può saltare, sì. C'è qualcosa qui? Old. Cioè, in italiano ma esce in inglese, vabbè. L'ho cambiato la lingua in italiano, avete visto anche dal menu, però. Vediamo.
Quando in desolazione una promessa di luce ancora non illumina le vite afflitte. Speranza. Quando la desolazione, una promessa di luce, insomma, vabbè. Non è in italiano. C'è scritto in italiano, ma non è in italiano, perché? Vabbè. Non è molto fin troppo criptico qui. Me lo aspettavo onestamente in italiano, vedete che è tutto in italiano, italiano, però è uscito in inglese. Vabbè. Sì, diciamo che tra i due io preferisco decisamente l'una, ma semplicemente perché io, a me non piacciono le animazioni di questo gioco, ma so che si ispira a Journey. Journey non l'ho mai giocato purtroppo, so che è uscito anche per PC, e all'inizio era solo per PlayStation. Però ci si passa sopra. Ovviamente sono giochi che vanno giocati proprio molto con calma, giusto con scopo relax, per passare un po' di tempo in tranquillità. E quindi non dovete avere fretta di arrivarci. Sto calcolando che io ho giocato tranquillamente Death Stranding, diciamo che camminare fino lì non è un gran problema. Bamba tutte a parte. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede. Spero si fluttua in questo modo. Dobbiamo raggiungere quello. Già, la scomparsa di nuovo. Sì, è un po' fastidioso il fatto che comunque rimaniamo incastrati tra queste macerie, insomma, questi sassi in questo deserto. Diamo un'occhiata dietro e sembra che si stia ingrandendo quella cosa lì. Quindi dobbiamo darci una mossa. Dobbiamo avanzare. Con questo protagonista un po' così, un po' alieno. No, non ci si può. Vorrei schivare questi sassi. Infatti ci si può muovere più tranquillamente. Vediamo, ormai siamo quasi arrivati alla luce. No, adesso l'altro è andato là in fondo, quindi avanziamo nuovamente. Eh no, qua siamo proprio in mezzo alle macerie, quindi si cammina piano. E purtroppo io di giochi ne ho tanti e portarli tutti non riesco perché spesso io ne pianifico, poi escono giochi magari un po' più fighi, insomma, per i più, diciamo, poi magari sono più fighi quelli che non porto. Quindi questo è proprio un video esperimento dove provo a portarvi con un video due giochi, in modo da dirvi, ok, il gioco è questo, parte, inizia così, insomma, e insomma, traete nelle conclusioni. La cosa che adesso mi tiene incollato al gioco è il fatto di scoprire che cacchio sta succedendo, perché si sta mettendo malissimo dall'altra parte. Adesso ho fatto casino con la visuale. Volevo guardare indietro, si sta creando un po' un casino lì dietro, e soprattutto chi è quella persona che continua a sfuggirci. Che adesso tra l'altro non vedo neanche più perché è sparita. Ok, adesso si può camminare nuovamente. Saltiamo. Sonoro è fatto bene, devo dire. Grafica minimal. Sì, vedete che qua poi le animazioni è un budget comunque un pochino più basso rispetto a The Journey, sicuramente. No, non The Journey, ma Journey, se non sbaglio. Vabbè, intanto qua. Sì, schiviamo queste cose, cerchiamo di arrivare in alto. Ormai dovremmo esserci alla luce, insomma, ragazzi. Io avanzo, eccolo là. No, qua il vento proprio mi porta indietro, non si riesce ad andare avanti. Non è la via giusta. Andare forse di qua. No. Sì, eccolo qua. Di qua si va. La via giusta è questa. Stiamo arrivando verso un edificio. Finalmente qualcosa di fisico e non solo deserto. Vediamo che succede. Sembrava un edificio, poi magari solo una roccia. Sì,
Sì, è solo una roccia, sembrerebbe. Però lì in fondo ormai non si può più fuggire, non c'è più nulla. Quindi scopriremo. Old, vediamo che succede. Poi il gioco ci porterà in diversi tipi di ambientazione, diversi sonori, diverse esperienze visive e uditive. Ci mettiamo a fare meditazione. Oddio, qua abbiamo ricominciato a camminare, ma in tutt'altro ambiente stiamo andando verso quella sorta di fiore. Si può saltare anche qui. Che si apre. Poi magari ad alcuni di voi può piacere. Io lo trovo estremamente astratto, estremamente strano. Questo è più... è un indie, un triplo indie, insomma. Estremo, perché non si capisce cosa stia succedendo. Adesso siamo nello spazio. Ok, e qua ricominciamo a muoverci in questo ambiente old. Ah, si vola qua. Figo. Cioè, abbiamo creato questa cosa dalla forma un po' curiosa, usando questo potere, insomma, che ci dice old. Infatti anche qua possiamo farlo, così ci possiamo muovere sulla nuova zona. Ok, no, siamo riusciti. Beh, ragazzi, questo è Areia. È un indie allo stato purissimo, costa 8,99 euro ed è l'emblema dell'astratto, ma veramente tanto astratto, insomma, e credo che rispetto al gioco di prima abbia un pubblico ancora più di nicchia. Ovviamente adesso fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace questa idea comunque di fare un video magari in cui nel tempo, diciamo, di un video classico in cui io vi mostro un gioco, ve ne mostro due, tre o di più in modo molto veloce, in modo da dirvi guardate esiste, è uscito questo, è fondamentalmente una cosa del genere però. E poi magari siete voi nei commenti, in base a quanti ne ricevo, a magari propormi di approfondirle. Quindi magari potrebbe essere un format non strettamente legato a giochi molto astratti, molto di nicchia come questi, ma giochi magari anche molto, diciamo, non so, survival, giochi di ruolo, insomma, dove li vedete, insomma, e poi nei commenti mi dite mi ispira quello, voglio vedere quello, così in pratica evitate di magari dovervi vedere o dover saltare un video perché il gioco... così non vi interessa. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa roulette video e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.